Comunque, in una serata molto innovativa che ha visto anche tanti momenti di spettacolo, Monte dei Paschi di Siena ha lanciato il nuovo nome, il nuovo logo della banca online che debutterà nel 2014. La scelta è ricaduta su Widiba. Un modo innovativo per scegliere un nome di una nuova banca. Sì, innovativo in tutto e per tutti, innovativa la serata, innovativa appunto la modalità, perché come dicevo siamo partiti da queste 1900 proposte arrivate attraverso la rete, attraverso una piattaforma online, siamo arrivati fino a selezionarne 13 attraverso una giuria in parte politica, in parte tecnica, fino ad arrivare alle 5 presentate questa sera, e tra le 5, secondo me tutte molto valide, hanno scelto Widiba. Dico abbiamo perché abbiamo contribuito tutti: un terzo la rete che ha votato dal 13 al 17 di settembre, un terzo la giuria che avevamo al centro della sala, 4 persone capitanate dall'amministratore delegato Fabrizio Viola, e un terzo tutti noi che abbiamo partecipato a questa serata, e quindi anch'io ho votato Widiba. Ora posso confessarlo. In realtà il nome è stato scelto stasera, ma la banca debutterà ufficialmente nel 2014, anche con un piano di comunicazione ad hoc. Beh, certamente avrà un piano di comunicazione ad hoc, ora è prematuro per parlarne, proprio perché la banca che non c'era comincia ad esistere da questa sera, quindi e non si può anticipare assolutamente nulla, se non che sarà una banca molto social, una banca che vuole dialogare continuamente con la rete e dalla rete anche ricevere consigli e darne in qualche modo, perché ci sarà anche la possibilità attraverso modalità social di collaborare con la banca e con i clienti della banca. Quindi avrà insomma delle attitudini molto innovative, quindi la volontà è coniugare la tradizione rappresentata da Montepaschi e i suoi più di 500 anni di storia, una forte componente innovativa rappresentata da questa sera da Widiba. E il 2014 possiamo dire che sarà anche l'anno del ritorno in comunicazione di Monte dei Paschi anche a livello istituzionale? Allora, anche per questo è un po' prematuro parlarne. Io sono in Monte Paschi da 2 settimane, certamente nel medio periodo torneremo a fare comunicazione sia istituzionale che di prodotto. Monte Paschi esce da una crisi reputazionale molto forte, però ha tutte le caratteristiche per ritornare a svolgere un ruolo da protagonista sulla scena bancaria nazionale. E per quanto riguarda invece i partner in comunicazione, manterrete quelli che già affiancano la banca oppure farete delle consultazioni? Vale il discorso di qui sopra, io devo ancora avere un incontro sia ufficioso che ufficiale, sia con l'agenzia creativa che con il nostro centro media, li conoscerò e più avanti faremo insieme le nostre scelte.